Buongiorno a tutti, buongiorno colleghi, buongiorno segretario. Oggi 5 giugno diamo inizio alla seduta della quarta commissione consiliare. Segretario, la prego di chiamare l'appello. Sì, Presidente, come da sua indicazione, chiamiamo l'appello. Cancilla. Presente. Di Pisa. Assente. Inzerillo. Presente. Orlando. Assente. Randazzo. Buongiorno, presente. Presidente, 3 su 5. Perfetto, verificato il quorum strutturale, dichiaro aperta la seduta. Colleghi, volevo comunicarvi che io, come ho ricevuto mandato, come lo stesso consigliere Randazzo può testimoniare da parte della Capigruppo, di intensificare i lavori per quanto riguarda l'approvazione del regolamento dei rifiuti. Regolamento a cui noi ci siamo dedicati anima e corpo. Ovviamente, purtroppo, ahimè, devo comunicarvi che ho provato più volte al Presidente della Terza Commissione, consigliere Caracausi, il quale devo dedurre che non abbia interesse a lavorare, diciamo, a questo regolamento, perché non ricevo alcuna risposta. Siccome per noi ovviamente è importante, per noi, per la città, è importante l'approvazione di questo regolamento, e tra l'altro è stato pure intendimento nella scorsa Capigruppo, chiedo al consigliere Randazzo di continuare noi i lavori su questo regolamento e quindi di mandare a video il regolamento e continuare noi a trattare il regolamento. Dal momento in cui si decide il consigliere Caracausi a darci notizie su questa collaborazione, su questo tavolo che si dovrebbe istituire e che qualche volta diciamo, siamo riusciti a fare, insieme alla terza, insieme anche ad altri consiglieri, insieme allo stesso Giulio Tantillo, che devo dire che ha dato sempre un grande apporto alla stesura di questo regolamento e allo studio di questo regolamento. Quando avremo notizie, ovviamente si uniranno a noi, eventualmente facendo un breve riepilogo, perché ovviamente non sarà mia intenzione riprendere tutto da capo, perché noi, ovviamente stiamo dedicando tempo a questo regolamento. Io ho avuto mandato, come lo stesso, ripeto, come lo stesso capogruppo Randazzo può testimoniare da parte della capigruppo, di intensificare i lavori. Ma non ricevo risposta, quindi mi sembra opportuno continuare noi, motu proprio, lo studio di questo regolamento, della stesura di questo regolamento. Quando noi saremo pronti, ovviamente lo comunicheremo al Presidente del Consiglio Comunale, faremo una breve riunione dove ovviamente si condividerà con chi ha intenzione di condividerlo e si andrà avanti. D'altronde questo è un regolamento della città, non è un regolamento di Gianluca Inzerillo o di Toni Randazzo o di Roberta Cancilla, è un regolamento che riguarda la città, quindi se qualcuno poi non ha interesse o vuole fare ostruzionismo su questo regolamento perché non so neanche perché, dico ovviamente se ne assumerà le responsabilità davanti alla città. Siccome sono abituato comunque a dare delle risposte, quando vengo sollecitato, mi sembra opportuno ovviamente procedere in questo modo. Quindi se voi che siete ovviamente parte integrante di questa commissione, che siete componenti di questa commissione, verso i quali ho grande stima e fiducia, siete d'accordo, possiamo iniziare appunto, possiamo continuare a lavorare autonomamente su questo regolamento. Fermo restando che ovviamente io lo comunicherò anche al Presidente del Consiglio. Che ovviamente ho difficoltà a convocare il tavolo tecnico. E ovviamente difficoltà non dovute, diciamo, ad una mancanza da parte mia. Quindi se voi siete d'accordo, io direi al consigliere Randazzo di iniziare, diciamo, la lettura di questo regolamento. Sì, vabbè, ovviamente va bene, anche perché ne abbiamo discusso, come tu hai riferito, nell'ultima capigruppo della settimana, di questa settimana in realtà, di lunedì, in cui appunto c'è la necessità da parte di tutti, è messa la necessità da parte di tutti di entro il mese approvare il contratto di servizio alla RAP, ma fare precedere a quel contratto questo regolamento rifiuti. Quindi c'è stata un'intesa
da questo punto di vista da quasi tutti i gruppi politici che erano rappresentati alla capigruppo, e quindi il mandato a te, insieme al tavolo tecnico, di velocizzare le operazioni di un regolamento che ricordo abbiamo già elaborato, è stato già emendato, quindi dobbiamo soltanto rileggerlo con la stesura definitiva del lavoro fatto dalla terza, dalla quarta, dalla settima commissione e poi presentare emendamenti unici. Quindi il lavoro è già stato fatto, dobbiamo soltanto rileggerlo così come adesso ci accingeremo a fare per poi depositare gli emendamenti definitivi. Quindi assolutamente andiamo avanti, anche perché entro il 30 giugno, ripeto, così come è stato stabilito, c'è l'intenzione per il bene della città di approvare sia questo regolamento che il contratto di servizio alla RAP, che è quello che interessa poi sia alla partecipata che a tutti i cittadini. Perfetto, volevo sentire il parere della consigliera Cancilla, che è anche qui presente a questa videoconferenza, e dopodiché Sono darei. d'accordo con gli altri componenti di continuare il lavoro, visto che ancora non è, diciamo, ultimato ed è abbastanza complesso, perché racchiude appunto il lavoro fatto da tante commissioni. Quindi direi di procedere anche oggi alla lettura del regolamento. Perfetto. Possiamo iniziare, diciamo, la lettura del regolamento. Grazie consigliere Randazzo, Sì, grazie già consigliere lo Cancilla. vedete allo schermo, lo Sì, già vedete? lo vediamo, già lo vediamo. Ok, noi avevamo l'articolo 19 l'avevamo letto, dovevamo riprendere dall'articolo 20. Fra l'altro dico, visto che già siamo quasi a metà percorso, se per voi va bene, a questo punto poi possiamo elaborare gli emendamenti. Già avevamo elaborato noi i primi 7 emendamenti, se ricordate. Possiamo elaborare gli emendamenti dall'ottavo al ventesimo, quello in cui arriviamo oggi, e poi te li invio a te, e poi tu procederai a inviarle agli altri gruppi, a Toto Orlando a questo punto. Così almeno diamo un segnale e potremmo addirittura già affrontare i primi 20. Comunque, articolo 20, raccolta differenziata della frazione organica. Il conferimento, il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti di origine vegetale ed animale deve essere finalizzato alla separazione del materiale prescindibile dal resto. Sono interessati dalla raccolta differenziata i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione: frazione organica derivante da utenze domestiche, frazione organica derivante da esercizi commerciali, eccetera, eccetera, frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva aziende di catering. Restano escluse la raccolta differenziata della frazione organica e rifiuti di origine animali, sottoposta alle norme del regolamento, eccetera, eccetera. La raccolta stradale da utenze domestiche effettuata con contenitori in prossimità delle utenze. La raccolta domiciliare effettuata con l'utilizzo di contenitori condominiali e di contenitori specifici per gli utenti che abitano in edifici mono e bifamiliari e palazzine. Poi, questo è stato modificato, il comma 5. Il precedente, intanto la domanda, Giovanni, tu hai gli emendamenti a portata di mano? Sì, adesso riprendo. Poi vedere poi se sull'articolo 20 c'era qualcosa, grazie. Sì, aspetta. Tony, si può mettere leggermente più grande il carattere? Così? Riesci o no? Ah, certo, Ah. riesco ad allargarlo, certo. Così? Sì, meglio, grazie. Allora, il comma 5 è stato modificato. Il precedente era deve essere prevista il lavaggio e la relativa disinfezione dei contenitori stradali dedicati a tale raccolta in frequenza tale che garantiscono le condizioni minime di igienicità e salubrità degli stessi e dei luoghi in cui sono ubicati. È stato modificato e diventa il lavaggio e la disinfezione dei contenitori stradali dedicati a tale raccolta verranno svolti in frequenza tali da garantire le condizioni minime di igienicità e salubrità degli stessi e dei luoghi in cui sono ubicati. Scusate un attimo che devo. Scusate un attimo che devo fare una cosa col cellulare, devo levare le notifiche, altrimenti. Un attimo di pazienza.
consigliere Randazzo, c'è un emendamento al comma 4 dell'articolo 20. Al comma 4. Allora è questo che vi ho scritto. Io lo leggo. Alla... Sì. No, scusa, sì. Aspetta un attimo. L'ho perso. È al comma 6, non è al comma 20. Al comma 6. Ci dobbiamo arrivare. Ecco, un po' stabili certificati forse. E aggiungere la parola dopo richiusura di sacchetti trasparenti e compostabili certificati. Sì. Va bene, c'è. Ok, la frazione organica deve essere compilata negli appositi contenitori di utenza domestica rinchiusa in sacchetti compostabili certificati, salvo diversa disposizione, deve essere il più possibile esente da altri materiali indesiderabili non idonei al compostaggio. La frequenza di raccolta per l'utenza domestica è generalmente trisettimanale a cadenza fissa. È la prima bisettimanale, abbiamo preferito inserire trisettimanale. Per la raccolta della frazione organica delle utenze specifiche, il gestore del servizio fornisce specifici criteri, modalità e codice comportamentale ai quali gli utenti devono attenersi. È vietato utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle indicate dal gestore del servizio e conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori. La frazione organica deve essere destinata al compostaggio con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità da solo e miscela per un proprio compostaggio. Poi sono stati aggiunti gli articoli 11 e 12. L'articolo 11 dice che il comune favorisce e incentiva la pratica del compostaggio domestico di comunità e il 12 saranno avviati parallelamente ad accolte della frazione organica in occasione di progetti piloti volti alla sperimentazione di nuove modalità di utilizzo di tale frazione. Posso andare avanti? Procedi, va, Per faccio me parlare. sì. Va bene. Articolo 21. Il comune favorisce la pratica del trattamento domestico della frazione organica dei rifiuti, compostaggio domestico. E poi state su questo ci sono emendamenti, Giovanni? Guarda, ti dico. Ok. E poi è stato inserito promuovendone, agevolandone la diffusione, fornendo assistenza e informazione ai cittadini e eventuali attrezzature. Poi il comma 2 è stato modificato. Il testo originale così prevedeva. Per favorire il compostaggio e tutta l'utenza Consigliere, articolo sì. 21 è giusto? Sì. E comma 1 ci aggiunge alla fine del comma 1 il seguente periodo, promuovendo e agevolando la Ok. diffusione dell'assistenza a mezzi di informazioni. Va Poi c'è bene, al questo comma c'è. 2 ce n'è un altro. Per favorire il Cassare il comma 2. compostaggio. Cassare il comma 2 e sostituirlo con il seguente: per favorire il compostaggio a tutte le utenze domestiche dotate di giardino o di un piccolo spazio esterno all'abitazione non inferiore a metri quadrati 25. A richiesta viene fornito in comodato d'uso dal gestore del servizio un composter unifamiliare da almeno 300 litri o previsti incentivi all'acquisto tramite riduzione della Tari. E Va bene, c'è, perfetto. poi al Ok. comma 3, dico ce n'è un altro al comma 3 Sì? e basta. Al comma 3 dice cassare il periodo. Dotate di giardino o di un piccolo spazio verde esterno all'abitazione e sostituirlo con la parola domestiche. Ok. Ok, va bene. Quindi il comma 3, le utenze domestiche diventa, ok, separate, possono separare dagli altri rifiuti la frazione organica domestica, resti dei pasti e vegetali, gli scarti di potatura, spazi di altre attività di giardino e compostarli in proprio a mezzo composter o gestione di concimai o altre metodiche idonee, purché il processo risulti controllato e non dialoga inconvenienti di natura igienico-sanitaria, ad esempio emissioni di odori molesti o nocivi. Sì, in effetti è soltanto quella parte che viene modificata. Vabbè. Comma 4. Il compostaggio domestico deve essere praticato secondo le seguenti modalità. Vabbè, questi andiamo avanti perché sono quelli previsti classici. Il comma 5. Ne abbiamo fatto qualche modifica? No. Questo è inserito dopo. Vabbè, il compostaggio domestico effettuato da un'utenza che abiti in un condominio deve essere condotto esclusivamente in aree di esclusiva pertinenza e non negli spazi comuni condominiali, o altrimenti tale pratica è condizionata al parere degli altri condomini.
Può essere aggiunto il comma 6, compostaggio domestico e di comunità, così come definito dall'articolo 183 del decreto legislativo 159, sono regolamentati da appositi disciplinari come allegati C e D al presente regolamento. Vado avanti. Sì, va bene. Articolo 22. Sull'articolo 22, poi se puoi fare una verifica, grazie. Sulle È al comma 5. Va bene, comma 5. Le normali pile possono essere conferiti dagli utenti presso centro di raccolta? Ok, Perfetto, perfetto. ciao. Allora, articolo 22. Viene modificata tutta la parte iniziale, comma 1, che diventa, in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo 188-2008, le pile e gli accumulatori usati di quell'articolo 1 del suddetto decreto sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile e di nuovi accumulatori, ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dal gestore del servizio. E va bene, perché c'era tutta questa parte, mercurio, peso, che diciamo sono scritte nella legge ed è anche buono non riscriverli. Tanto il decreto legislativo è quello. Poi, a cura ed onere dei produttori, degli importatori, distributori, il rivenditore pone, viene cassato e diventa, deve porre a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento della pila e accumulatori usati. Accumulatori usati. Nel proprio punto di vendita, nel proprio punto vendita, il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore eseguito nel suo esercizio. Poi il comma 3 viene riscritto, anche se molto simile. Comunque, presso gli esercizi di vendita delle pile di accumulatori usati, di quell'articolo 1 del decreto 188, che deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita con carattere belleggibile, un avviso al pubblico circa i pericoli e danni all'ambiente e alla salute derivanti. Un attimo. Salute derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori. Per la raccolta differenziata è circa il significato dei simboli apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori che evidenzieranno il loro inserimento nel ciclo della raccolta differenziata. Ma diciamo che è praticamente uguale, cambia soltanto una parte finale, dove apposti per legge, ma in realtà forse è tutto uguale. C'è soltanto inserito nel ciclo della raccolta differenziata. Vabbè, è praticamente sistemato meglio. Il comma 4, i soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento La delle consigliera pile. Orlando sta partecipando, se non sbaglio. Non lo so, io non la vedo perché vedono solo lo schermo. C'è? Risulta tra i partecipanti. Consigliera Orlando? Grazie consigliere Cancilla, ne avevo preso già atto. Ok. E allora se poi è qui, magari può, quando può leggere la parte vecchia, così ci aiutiamo. Io vado avanti. Il comma 4, i soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati secondo la vigente normativa in materia. Il comma 5 è quello che abbiamo riscritto noi, che abbiamo letto poco fa. Quindi le normali pile possono essere conferite agli utenti presso i rivenditori autorizzati di pila o presso i centri comunali di raccolta. Il precedente era, dico io. Le normali pile possono essere conferite agli utenti del normale circuito di rifiuti indifferenziati. Chi ha scritto questa cosa si vergogni, onestamente. Basta, la chiudo qua. Scusate, scusate, la consigliera Orlando ha problemi audio, quindi non riesce a parlare, è diventata afona, quindi però ascolta, Sì, me l'ha mandato in chat. va bene. Comma 6. Sono fatte salve le disposizioni della legge 475-88 che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie a piombo usate. Articolo 22 è finito. Articolo 23 ci sono emendamenti? No, il prossimo emendamento è all'articolo 27. Va bene.
Articolo 23, raccolta differenziata dei medicinali scaduti e o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie. Il comma 2 viene modificato, il precedente così recitava. In particolare, ogni farmacia dovrà dotarsi di apposito contenitore che porrà a disposizione del pubblico nel proprio punto di vendita e dovrà conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata. Diventa così. In particolare, ogni farmacia dovrà richiedere al gestore del servizio apposito contenitore che porrà a disposizione del pubblico del proprio punto di vendita e dovrà conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del prelievo da parte del servizio di raccolta differenziato. Viene praticamente aggiunto che il contenitore deve essere fornito dal gestore del servizio. Comma 3. I contenitori stradali per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte di soggetti non autorizzati. È da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente Buongiorno. del... Buongiorno. Inoltre i contenitori per i farmaci devono essere attenuti a stagna in modo tale da contenere eventuali colaticci e liquidi che possono far uscire stato tolto. Vabbè, certo, se è stato a stagna. Vabbè. Articolo 24. Siringhe. Il primo comma viene riscritto. Il precedente è questo. Siringhe, aghi, oggetti taglienti abbandonati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie. Siringhe, aghi, devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie che ne dovranno fare apposita richiesta al gestore del servizio. Bah, comunque. Comma 2. Viene riscritto. Il precedente è questo. Devono essere raccolti dal gestore del servizio con specifico servizio di raccolta differenziato da quelli dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare impatti ambientali. A tale proposito, il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale. Viene sostituito con: devono essere raccolte dal gestore del servizio con specifico servizio di raccolta differenziato da quello di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale. Il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposita pinza a manico lungo e mezzi di protezione individuale, ma è praticamente uguale, no? Ah no, il farmacista è diventato differenziato da quello di altri rifiuti urbani, cioè in generale, va bene. A parte questo è rimasto tutto invariato. Poi, tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto. Le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta. Per quanto concerne siringhe e aghi raccolte in distributori scambia siringhe, il contenitore in... raccolte in distributori scambia siringhe. Vabbè. Il contenitore interno deve essere rigido e estraibile. Le successive operazioni devono essere condotte con l'opportuna salvaguardia dell'operatore. Però io su questo mi chiedo e vi chiedo, ma rispetto a una gestione, perché alla fine le siringhe, a parte la singola siringa dell'utente in casa, che è remota, ma c'è. E su questo è previsto il conferimento presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie. No, sedi sanitarie no, magari presso farmacia. Nel caso invece di luoghi come case di riposo, comunque dove c'è una produzione di siringhe importante, questi come vanno a gestire questi rifiuti? Possono immessi istituzioni richiesta apposito gestore del servizio.
Farmacia, istituzione e sedi sanitarie. Cioè, istituzioni, intendiamo anche la casa di riposo, secondo voi? Roberta, che dici? Onestamente non so darti una risposta sicura, quindi bisognerebbe approfondirlo questo Cioè, aspetto. la casa di riposo, mi viene in mente la casa di riposo, che fate? Poi scende e porta nel contenitore che se c'è nella farmacia, mi sembra un po'. Cioè, deve essere più un servizio ad hoc. Quindi siringhe e IAC devono essere immesse esclusivamente nei appositi contenitori posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie. Potremmo inserire qui presso farmacie, strutture private. Cioè, forse qui potremmo inserire farmacie, istituzioni, strutture private o pubbliche che dovranno fare apposita richiesta se c'è il servizio. Ce lo potrebbero chiamare una Diventa un DAT. po' generico però così, no? Vabbè, diventa generico, ma dico, se tu sei un centro commerciale, che va a chiedere la. Vabbè, eventualmente possiamo aggiungere che dovranno fare apposita richiesta di gestire il servizio dimostrando di avere comunque. Se tu non produci, se è un'esigenza produttiva, dico, Scusa, ma immagino. Sì, Tony, scusa, ma dimmi, una capito. casa di riposo, un posto dove producono queste cose assai perché ci lavorano, ma non dovrebbero fare una convenzione con le ditte quelle specializzate anziché utilizzare il circuito comunale? Cioè è come un centro copie che sciupa toneri a tempo, è come se il centro copie andasse a portare al CCR i toneri che lui sciupa. Ma avrà una convenzione con un centro, come il meccanico ce l'ha per l'olio usato, ci sarà la casa di riposo che usa queste cose in maniera importante. Avrà una convenzione con una ditta di rifiuti speciali, secondo me. Non dovrebbe essere nel Sì. circuito comunale, non dovrebbe caricare nel circuito comunale. Poi eventualmente, dimostrando che lei paga un abbonamento per queste cose, c'è un contratto di abbonamento con queste per queste cose con una ditta di rifiuti speciali, pagherà un po' di meno di tali, così dovrebbe essere. Sì, quello che dici in effetti ha una logica, Carlo. E pagare un po' meno le tali, tipo il fatto del recupero, l'avrà del recupero del pagamento tali che non sarà 100 ma sarà 80%, non 100% ma 80%. Secondo me Guarda. così dovrebbe essere. Però qui raccolte differenziate dalle siringhe. Siringhe che devono essere messe esclusivamente da appositi contenitori, devono essere raccolti con specifico da quelli che possono. Sì, quello che dici tu è vero, Carlo. È vero, quindi. Però qui quindi dovremmo specificare che deve essere. Siringhe aghi, perché qui è generico, parla di tutti i siringhe aghi, Facciamo un emendamento, lo specifichiamo bene. quindi di produzione domestica. Cioè, Sì, quello solo di produzione domestica noi possiamo garantire, ma tutto il resto, produzione commerciale, non è che lo garantiamo noi, allora non lo può garantire il comune. considera io che se di cura non lo so cosa fanno, mi auguro che facciano quello che dici tu. Ma sicuramente lo faranno per carità. Ma ad esempio, gli ospedali pubblici, certo, noi diciamo, abbiamo votato qualche giorno fa, ad esempio, la vicenda che riguardava l'ISMA era proprio la necessità di avere degli spazi esterni chiusi dove stoccare i rifiuti speciali. E fra questo, ovviamente, anche siringhe aghi, cioè gli ospedali pubblici fanno così, poi si rivolgono al privato, Sì, all'operatore certo. logistico privato. Quindi sicuramente dico quello che dici tu è vero ed è corretto. Il problema è che questo a me è ingannato il fatto che questo articolo, se tu lo rileggi, è generico. Cioè parla in Sì. generale di siringhe aghi e quindi fa praticamente rientrare tutta la produzione. Quindi dovremmo qui specificare che si tratta di produzione domestica, perché tu Domenica, giustamente domenica. a casa con una siringa non è che puoi chiamare lo smaltitore privato. Certo, Ti normale, normale. chiede 200 euro per la siringa. No, ma infatti Tony, hai ragione, bisogna specificarlo, perché poi ovviamente le strutture sanitarie hanno uno smaltimento a sé, per Dico, strutture le sanitarie intendo strutture anche sanitarie pubbliche licenze sono organizzate, di dialisi, cioè il laboratorio d'analisi. però qualche piccolo centro di riposo potrebbe in qualche modo, in buona fede,
con questo articolo entrare in confusione, legge questo articolo e dice ah, vabbè, allora il servizio pubblico posso utilizzarlo, e invece dovremmo specificarlo che tra l'altro quelli sono rifiuti speciali ospedalieri. Nel caso di l'assimilabilità lo puoi fare solo all'urbano, cioè il cittadino che ha una siringa può capitare, quindi deve essere specificato. Va bene, quindi lo dobbiamo specificare meglio l'articolo 24. E qua ci può aiutare la dottoressa Caterina Orlando, quando però ha problemi per la connessione. Va bene, mi prendo l'appunto un attimo sull'articolo 24 e poi riprendiamo un attimo che prendo. Allora, allora, articolo 24, siringhe, specificare che si tratta esclusivamente di utenza domestica. Va bene, articolo 25. Altre raccolte differenziate e conferimenti separati. Sono attivati i servizi di raccolta differenziata e conferimenti separate di altre frazioni riciclabili. Poi viene cassato. E o riutilizzabili o indesiderabili nel normale circuito di raccolta di rifiuti urbani. Quindi sono attivati i servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili. Quali scarti tessili, vestiti, scarpe, borse usate, legno, metalli, contenitori etichettati TOF, oli vegetali domestici, toner, esausti presso gli uffici o altri rifiuti particolari, ad esempio pneumatici fuori uso. Gli utenti sono tutti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal gestore del servizio per i singoli materiali in oggetto di raccolta differenziata e conferimenti separati. I materiali raccolti sono avviati presso la stazione di conferimento o dai servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento, successivamente centri autorizzati di smaltimento o recupero. In ogni caso, trattandosi di rifiuti a grande variabilità con le possibili problemi di incompatibilità fra di loro, è fatto divieto di conferimento a centri di raccolta incustoditi. Vabbè. Articolo 26. Rifiuti ingombranti, e poi viene inserito RAE. I rifiuti ingombranti devono essere conferiti direttamente da parte dell'utente al CCR, separati nelle diverse frazioni merceologiche, ritirati dal servizio a domicilio specifico previa prenotazione secondo la modalità di conferimento stabilita dal gestore del servizio, raccolti mediante un servizio di raccolta con cadenza fissa secondo la modalità stabilita dal gestore del servizio, particolarmente nei casi di realizzazione di sistemi integrati di raccolta porta a porta dalle altre frazioni merceologiche. Quindi come gestire gli ingombranti. Quindi la chiamata o al centro comune raccolto o tramite sistemi specifici che vengono individuati. Poi il punto D, consegnato al rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologie equivalenti, il rivenditore ha l'obbligo di ritiro possibilmente a domicilio. Questo viene cassato perché non è previsto per legge, quindi è un obbligo che avremmo imposto noi e saremmo andati, cioè non è un obbligo di legge quello dell'ingombrante. L'obbligo è per il RAE. Poi comma 2 viene riscritto bene, prima scritto male il concetto di RAE. I rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche RAE, frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, vabbè, eccetera eccetera, ad esaurimento della loro durata operativa ad essere conferiti esclusivamente secondo la modalità di cui al comma 1, e quindi sono sempre le stesse, che più che al comma 1 è all'articolo 1.
No, una comma, scusate, perché l'articolo 26. Comma 1. O nel caso di acquisto di un nuovo bene di tipologia equivalente, possono essere conferite e consegnate nel numero massimo di un pezzo della stessa tipologia per ciascun utente direttamente e gratuitamente al fornitore o rivenditore del nuovo bene che ha l'obbligo del ritiro. In questo caso sì, perché è previsto dalla legge. I predetti fornitori e rivenditori possono conferire il RAE direttamente presso i centri comunali di raccolta presenti nel territorio cittadino anche tramite specifica convenzione con detti di trasporto autorizzate. Per tutti i rifiuti ingombranti e beni durevoli eventualmente raccolti congiuntamente con le modalità di cui al comma 1, il gestore del servizio ha l'obbligo di separazione di diverse tipologie di materiale ed avvia il riciclaggio e lo smaltimento separato di eventuali componenti pericolose. L'amministrazione comunale promuove iniziative di raccolta di rifiuti ingombranti, mobili e materassi anche a mezzo di specifiche convenzioni con i rivenditori e fornitori del settore per il ritiro e il conferimento presso il CCR. Promuove anche mezzo specifico di convenzioni. Vabbè. Articolo 27. Rifiuti inerti. È stato modificato, diciamo, utilizzando la dicitura che è quella della normativa, quindi rifiuti inerti no, rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione. Scusa Tony se ti interrompo, c'è un messaggio della consigliera Orlando Sì, io che non li chiede, vedo i messaggi perché scusate, ma vedo la. quali sono i centri incustoditi? Si tratta di quelli non autorizzati? È l'articolo precedente, li vedo. Bah, un centro di raccolta incustodito può essere, cioè, in realtà una batteria di cassonetti stradali. Di fatto può anche essere considerato un centro di raccolta. Cioè, è un'indicazione generica. Nel caso dei cassonetti stradali puoi anche definirlo un centro di raccolta incustodito, in quel Mi caso. fa portavoce della consigliera Orlando che scrive: Non sono d'accordo. Va bene. Casomai punto di raccolta. Sì, va bene anche punti, diciamo. Dico, rientriamo nel. Sì, va bene anche punti di raccolta. Articolo, e allora aspetta, qual è l'articolo 25? Articolo 25, comma 4, sostituire centri con punti. Punto. Punti. Va bene? Hai. No. Per me va No. bene, personalmente, non so se. Vabbè, andiamo avanti però. Sì, l'articolo 27. Mi sentite? Mi Ma sentite? Mi sì. sentite con la... Ah, sono un attimo in balcone, scusate, non so che problemi ho. Dicevo, questo punto 4, lo rileggo, scusate, l'articolo 25. In ogni caso, trattandosi di rifiuti a grande variabilità e con possibili problemi di incompatibilità tra loro, è fatto divieto di conferimento a parte che non si dice in centri di raccolta incustoditi. Mi chiedevo, ma quali sono i centri di raccolta incustoditi? Sembra quelli abusivi, perché i centri di raccolta e CCR sono tutti custoditi. Quindi quali sono quelli incustoditi? Cioè, magari io non lo so, Credo che si ecco. faccia riferimento, ciao Gaia, Ah, credo che si faccia riferimento generico. a quelli diciamo, che si creano in alcune zone, quelli mobili, diciamo.
Ma sono incustoditi? Chiedo veramente, dico, sono incustoditi? No, perché comunque ci sono sempre gli addetti. Appunto, sì, dicevo, sì, come quello di una volta di Viaggiotto che era settimanale, infatti, giusto? Sì. Però sì, c'è sì, il personale, quindi io non capisco che cosa sia un centro di raccolta incustodito. Dovremmo chiederlo a Fiorino, noi glielo chiediamo. Ah, cioè, non so, se vi sembra l'osservazione pertinente. Sì, no, è pertinente, ok. Ok, vabbè, allora mi segno che dobbiamo chiedere a lui. Sì. Ma poi un'altra cosa, ragazzi: questi centri di raccolta in questo siti che dice Katia Alvando, che sono mobili, scusa, ma non li hanno levati con la nascita del CC di questi fisti? E li stanno togliendo, tra l'altro, sì. E quindi non ce ne sono più. La tendenza a levarli, non a me. Sì, qualora fossero stati incustoditi, ma sono pure custoditi, nel senso che c'è il personale. Quindi a maggior ragione non capisco di che si parla qua. Che stanno levando e che sono pure custodite. Custoditi. Sì, sì. Quindi basterebbe eliminare la parola incustoditi e fermarsi a centri di raccolta. No, malamente il fatto di vieto di conferimento. Ma io eliminerei tutto il punto, quel comma 4 in realtà. Forse sì, perché voglio dire, cioè l'articolo norma le modalità di smaltimento di questi frazioni che descrive, tessili, vestiti, scarpe, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che se io ti dico dove li devi andare a buttare, ti sto anche dicendo cosa non devi fare, no? Cioè, almeno io penso che sia così, cioè se io ti do le indicazioni su come devi gestire tu, privato cittadino, questi rifiuti, automaticamente sai cosa non puoi fare. Certo. Allora cassare direttamente il comma qua. Ma sì, secondo me sì. Dico, su centro di raccolta incustodito a Palermo non esiste, cioè a me fa venire in mente la discarica abusiva. Appunto, ti sto dicendo, perché quelli comunali sono tutti custoditi, quindi non capisco quali siano. Ma non è che te lo devo scrivere, già lo sai che non ci deve andare. Appunto, certamente, infatti lo dicevo in maniera ironica, cioè qual è quello incustodito? La discarica abusiva, che è chiaro che io non ti posso dire non ci devi andare in discarica abusiva, ci mancherebbe. Non devono allora proprio esistere le discariche abusive. Di uniche, chiamiamoli centro, punti, cassonetti, contenitori, quello che volete. Le uniche postazioni, punti, centri, dico chiamiamoli come vogliamo, incustoditi è che per legge sono previsti e non sono abusivi. Cioè sono incustoditi, sì, ma non sono abusivi. Sì. Le batterie dei cassonetti stradali. Appunto. Allora, cassonetti, batterie, cassonetti, punti di raccolta. Infatti, ma centri di raccolta incustodito è proprio fuorviante, cioè no, perché non ti dice niente, non pensi al cassonetto però, perché il cassonetto non è un centro di raccolta, casomai è un punto, o si potrebbe dire direttamente negli appositi contenitori, è fatto di divieto di conferimento nei contenitori stradali, cioè utilizziamo termini un po' più stringenti che il cittadino capisce di che cosa stiamo parlando. Questa è la mia osservazione. È fatto di vedo di conferimento nei cassonetti stradali. Sì. Vabbè, ma il cassonetto stradale delle scarpe, vestiti c'è. Quindi a maggior ragione dico un punto 4, molto. Ma secondo me va a tolto e basta. Allora prendiamo nota. Lo togliamo. Ok. Io scusatemi, fra poco dovrò rientrare, quindi non so se riesco a continuare a parlare, casomai vi scrivo, va bene? Va bene. Però articolo, vi seguo, vi sto seguendo. Articolo 27, rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, è vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori. Giovanni, su questo puoi verificare se ci sono emendamenti? Sì, ci sono, cassare e sostituire. Sì, io c'ho tutti. Un attimo che vado a cercare gli altri appunti, perché noi qua siamo intervenuti, un momento solo. Vabbè, è vietato depositare all'interno e all'esterno dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani i rifiuti provenienti dall'attività di costruzione e demolizione. Volevo dire, caro Nino, poco fa te l'ho detto, l'articolo 27, cassare tutto l'articolo 27, se viene sostituito...
Tutto? Con il seguente, articolo 27, rifiuto dell'attività di costruzione e demolizione. Sì. Comma 1, è vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione. Tali rifiuti devono essere conferiti a cura di chi esegue i lavori direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione. Comma 2. Limitatamente ai rifiuti non pericolosi di attività di costruzione e demolizione provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, è consentito il conferimento in appositi contenitori ubicati nei centri comunali di raccolta. Perfetto, è questo, va bene. E poi okay. C'è l'articolo 27 bis. Sì, rifiuti contenenti amianto. I rifiuti contenenti amianto non possono essere conferiti nel circuito urbano di raccolta, ma devono essere smaltiti esclusivamente mediante conferimento a ditte specializzate e autorizzate. Perfetto. Articolo 28, rifiuti proventi attività cimiteriale, è identico. Lo vado a rileggere. Ai sensi della normativa vigente, i rifiuti, ma in realtà richiama alla legge. Io andrei avanti direttamente. Perché è previsto già dal 184, in effetti. Il DM del 2000 necessita, va bene. Articolo 29, attività non continuative. Gli uffici comunali competenti al rilascio di autorizzazione per l'occupazione temporanea di locali ad aree pubbliche devono dare comunicazione al gestore del servizio dell'autorizzazione rilasciata al fine di attivare i servizi di raccolta relativi. Comma 2 viene modificato. Per tale attività la raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziate rispetto alle vigenti disposizioni comunali ulteriori che verranno emanate. Articolo 29 bis. Questo qui non è il nostro. Articolo 29 bis invece è nostro. È nostro e nuovo, sì. Rifiuti da oli e grassi per uso alimentare. Io te lo leggo, se puoi verificare se l'hanno riscritto come, sì, come l'abbiamo scritto. D'accordo. Noi. Chiunque in ragione della propria attività detiene oli e grassi per uso alimentare è tenuto a conferire agli stessi al Consorzio Obbligatorio Nazionale di Raccolta e Trattamento degli Oli e dei Grassi Vegetali ad Animali Esausti e o ad aziende specializzate all'uopo utilizzate. È altresì previsto il conferimento dei predetti rifiuti presso il CCR o contenitori stradali. No, questo non c'è l'ultima parte. E cosa c'è? No, niente, noi finiamo all'uopo autorizzate. Vabbè, il comma 2. L'ultima parte non c'è, questo ti stavo dicendo. Che è stato inserito dagli uffici, va bene, dai, perché va a prevedere dove conferirli. E quindi dicono, scusate, il problema io me lo sono posto, questo significa che ne, dobbiamo ritirarli, no? Che quello che hai letto tu o diventa un subemendamento a questo emendamento o bisogna, la commissione bisogna che ritiri questo emendamento per presentarne uno nuovo. Questo tecnicamente dovete valutarlo, Questo lo valutiamo. Anche una virgola messa o tolta fa cambiare. Io non ho capito, scusatemi, mi ridite qual è? Sto seguendo il 29 bis, bis qual è il problema? Scusatemi, non ho capito bene. No, gli uffici hanno aggiunto il comma 2, che comunque va bene. Ah, ecco, gli uffici, perché non, a me non risultava, infatti. E appunto per questo io avevo posto la problematica. Se la commissione deve ritirarsi questo emendamento per presentarne questo nuovo completo, o l'ufficio ha presentato un subemendamento, perché se non si capisce questo modo di operare... No, vabbè, ritiriamo tutto e ripresentiamo tutto, faremo così. Che sarebbe secondo me la soluzione migliore. Sì, facciamo così. Articolo 30 è invariato, trasporto e passata dei rifiuti urbani. Però qua scusatemi, interrompo adesso così poi lo valutiamo. Noi avevamo fatto un appunto su questo articolo 30, che era un articolo fuori contesto. Che secondo noi proprio non doveva essere inserito qua. Leggiamolo bene perché ora non ricordo bene quale fu il nostro pensiero. Ti volevo dire subito che noi avevamo questa osservazione. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei mezzi le cui caratteristiche, stati di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare rispetto alle esigenze igienico-sanitarie. Vabbè.
I veicoli utilizzati per la raccolta e trasporto devono ottemperare le norme della circolazione vigente del territorio comunale, salvo speciale utilizzazione del possesso concesso alle amministrazioni comunali per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico, accesso a corsie preferenziali, fermate, soste, fermate in seconda posizione. Fino a qui, va bene, diciamo. Ci siamo. La passata dei rifiuti all'impianto di trattamento finale verrà effettuata mediante adeguato bidico collegato a un sistema informatico per la registrazione dei conferimenti e la tenuta dell'apposito registro. Tutto mediante bidico collegato a un sistema informatico. Vabbè, se va in un impianto privato in cui non ha il sistema informatico, che fa? Forse è questo che è, diciamo. La passata dei rifiuti in arrivo all'impianto verrà effettuata mediante adeguato bidico collegato a un sistema informatico per la gestione dei conferimenti e per la tenuta dell'apposito registro. Ma il comma 3 è un po', si spinge un po' troppo oltre. Sì, infatti era tutto sottolineato questo comma, proprio il 3 e il 4 noi l'avevamo messo in evidenza. La passata purtroppo dei rifiuti recuperati verrà effettuata presso gli impianti di accettazione e recupero, salvo la possibilità di effettuare la passata in altri luoghi indicati dall'amministrazione comunale. La passata dei recuperi, vabbè, sì, magari il comma 4 va bene, il comma 3 si spinge un po' troppo. Cioè tu non puoi, che fa, obblighi, e se l'impianto non ha, ovviamente tutti gli impianti hanno un sistema di pesatura, ok? Ma non tutti hanno un sistema di pesatura informatico, collegato, eccetera, eccetera. Forse avere sì. Un bidico, pesano, rilasciano uno scontrino e basta. Sì, sì. E oltretutto... Diventa troppo stringente così, forse, cioè... Sì. No, ma non... Dico. Che andando in un impianto deve esserci la certezza del peso o del sistema di pesatura, quello è ovvio, ed è ovvio che sia così. Uh-huh. Però un sistema adeguato, ma un sistema informatico per la registrazione, questo è troppo, quindi articolo 30. No, sì, 30, sì. Comma 3. 3. La passata dei rifiuti arriva all'impianto verrà effettuata mediante adeguata strumentazione. Basta, ci potremmo fermare qua. Va bene. Quindi, comma 3, la pesata. Sì, sì, così. Dei rifiuti. Rifiuti in arrivo all'impianto di trattamento verrà effettuata mediante adeguato sistema. Impianto. Verrà. Di trattamento finale lo dobbiamo mettere? Di mediante adeguata. Adeguata strumentazione e informatizzata. Strumentazione informatizzata. Ok. Basta. Ok. Il comma 4, vabbè, si lascia. Ok, dai, vabbè, trattamento finale. Vabbè, trattamento finale. Il trattamento finale dei rifiuti confidati all'ordinario servizio di raccolto mediante speciali di articolazione del medesimo avviene a cura dell'ente gestore presso gli impianti di smaltimento e esercizio e debitamente autorizzato dalla competente autorità. Impianti di smaltimento. Articolo 1. Articolo 31, comma 1. Cosa c'è che non va? No, vabbè, la parola sulla smaltimento, diciamo, siamo sempre alle della pietra. Presso gli impianti di aggiungere impianti di recupero. Ah, ok. Attualizziamo. E o smaltimento. In esercizio debitamente autorizzati, l'accesso agli impianti di trattamento finale per i rifiuti urbani fino al conferimento di rifiuti riservato al personale a mezzo all'ente del gestore. Possono altresì accedere agli impianti agli orari con le modalità stabilite dall'ente gestore. Possono altresì accedere agli impianti negli orari con le modalità stabilite dall'ente gestore. Ma quali impianti? Aspetta, possono altresì accedere agli impianti negli orari, virgola, negli orari e con le modalità stabilite dall'ente gestore,
i seguenti soggetti, cioè ci vuole il soggetto, sì, ci vuole. No. Allora, siccome poco fa parlavamo di impianti in generale, quindi sì, parlando per lo più di impianti terzi rispetto al gestore del servizio. Sì, sì. Ora il comma 3 sembrerebbe fare riferimento che apre ad altri, sì. No, sembrerebbe fare riferimento invece a impianti, per intenderci la piattaforma di Bellolab, in caso concreto. Sì, sì, ho capito, sì. Però è svincolato rispetto ai primi due commi. Perché, guarda, passano altresì accedere agli impianti negli orari con il modello di ente gestore, mezzi e personale appartenente ai comuni convenzionati, utilizzare gli impianti per trattamento fine dei propri rifiuti o antigestori che terzi, quindi sta parlando ora dei propri impianti. Sì, sì, sta parlando dei propri impianti, sì. Però con 1 e 2 era più generico. Aspetta. No, aspetta, il comma 1 dice chi ha in carico il trattamento dei rifiuti, l'ente gestore, avviene a cura dell'ente gestore, il trattamento, non lo smaltimento, cioè il trasferimento, ecco, nel rispetto, e qua ci siamo. Poi il comma 2 dice che l'accesso è riservato al personale, ai mezzi dell'ente gestore. Hai ragione, no, fa riferimento ad impianti che sono... E comunque avevo capito male io, fa riferimento agli impianti che sono in carico al gestore del servizio. Sì, sì, sì. Quindi dice primariamente accedono personale e mezzi dell'ente gestore, però ci sono delle deroghe, nel senso che possono entrare con modalità e orari stabiliti anche i seguenti soggetti. Io non lo trovo. No, sì, va bene. Io pensavo si riferisse a impianti di trattamento esterni al Ok. E invece sistemiamo questo 3. Possono altresì accedere agli impianti, virgola, negli orari e con le modalità stabilite dall'ente gestore, virgola, i seguenti. Aspetta, articolo 31. Non funziona in italiano proprio. Articolo 31, comma 3. Inserire. Virgola. Inserire virgola dove? Dopo impianti. Dopo impianti e dopo gestore, però poi dobbiamo concludere la frase prima dei due punti. Possono altresì accedere agli impianti negli orari e con le modalità stabilite dall'ente gestore i seguenti soggetti, possiamo mettere soggetti e si tratta però di mezzi e personale. Soggetti, mezzo. Mezzi e personale appartenenti a comuni convenzionati a utilizzare gli impianti per il trattamento. Beh, seguenti soggetti, diciamo. Sì, esatto, sì, dai. Dopo gestore, inserire... Virgola. Dopo gestore, virgola, i seguenti soggetti. Ok. Mezzi e personale appartenente a comune convenzionato utilizzare impianti per sentimenti finali proprio rifiuti o enti gestori o stessi soggetti che agiscono per conto dei cittadini comuni. Mezzi e personale ditte, aziende, imprese produttrici di rifiuti urbani o stipendi urbani che abbiano stipulato convenzioni di smaltimento sottoscritto con l'ente gestore. Accesso è consentito anche a vettori autorizzati al trasporto di rifiuti speciali assegnati agli urbani prodotti da terzi che conferiscono per conto le suddette strutture convenzionate dall'ente gestore. Mezzo all'amministrazione comunale e degli enti di vigilanza e controllo. Possono inoltre accedere agli impianti chiedono preventiva autorizzazione dell'ente gestore, i mezzi e personale dello stesso motivo di servizio, i manutentori, i fornitori, gli esecutori di lavori, i professionisti incaricati, visitatori esterni. Sì, allora potremmo fare, infatti sai che possiamo fare, scusami, possono altresì, torna al punto 3, insomma, tre, possono altresì accedere agli impianti, virgola, negli orari e con le modeste dite all'ente gestore,
due punti. I mezzi e il personale, ci metti gli articoli, due punti. Se non ti convince, seguenti soggetti, puoi mettere, come fa poi nella forma 4, due punti. I mezzi e il personale appartenenti al comune, i mezzi e il personale di ditte, i mezzi dell'amministrazione comunale. Ok? Così lo fai. Sì, dopo sì, metti soltanto gli articoli, i mezzi e il personale, i mezzi e il personale di ditta, i mezzi dell'amministrazione. Così è fatto esattamente nella stessa maniera del comma 4, che va bene. Posso aggiungere il nei tre punti. Sì, esatto, esatto. Punti. E rimane soltanto la virgola dopo impianti, possono accedere agli impianti, virgola. Sì, direi di leggere articolo 32 e ci fermiamo. Così abbiamo finito. Sì, vai, tranquillo, vai. Sono previsti. Praticamente incentivi. Un attimo. Gli articoli in totale sono 53, siamo a 32, insomma. Ok. Siamo a un buon punto. Certo. Mi spiace per quello che... Vabbè, qua. Incentivi. Vale. Sono previsti incentivi alle persone, associazioni, aziende che si siano particolarmente distinte nel favorire l'iniziativa della raccolta differenziata di rifiuti urbani assimilati. Attestati sono previsti incentivi alle persone, sì, associazioni, attestati di benemerenza che saranno conferiti ogni anno sulla base dei conti periodici della raccolta differenziata al riconoscimento delle iniziative più meritevoli all'impegno profondo. Premi materiali. Beh, io questo, scusatemi, perché col punto e virgola lo metterei proprio come punto, perché è incentivi, attestati, premi materiali, sgravi tariffari. Quindi punto? Sì, metterei un punto, cioè lascerei il punto e virgola e metterei attestati come numerazione col pallino, ecco. Ah, vabbè, i pallini sono, è che non so che è successo nel... Ah, ok, perché io qua ce l'ho senza pallino, scusate. vai. No, un problema di grafica. Okay. Attestati di benemerenza che saranno conferiti ogni anno sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, premi materiali da distribuirsi in occasione di particolari campagne di lancio e distribuzione dell'iniziativa, gravi tariffari per la gestione del servizio rifiuti commisurato per beneficio effettivo per il comune ottenuto dalla raccolta differenziata, previsti nel regolamento comunale per la tale, a quale si dimanda. E poi viene cancellato, non so perché, viene cancellato questo comma, l'ultimo: gravi tariffari vengono riconosciuti in favore ai produttori di rifiuti assimilati agli urbani che affidi la gestione degli stessi ad un soggetto privato in caso di impossibilità organizzativa a gestire il servizio. E perché è stato cancellato, diciamo? Beh, perché è stato cancellato questo? Ma l'abbiamo cancellato noi, no? Articolo 32, punto 4, perché cancellato? Va bene, ci fermiamo qua, Presidente? Scusate, mi sono perso, cos'è che abbiamo cancellato? Perché c'è stato un rumore di caramelle aperte. E non... No, l'articolo 32, l'ultimo comma, viene cancellato, ma io onestamente non capisco il perché, però sarà proveniente da qualche altra... Sì, è cancellato e viene... No, aspetta, al comma 1 sostituire l'articolo 32 con l'articolo 35. E non l'ho capito, ti giuro che non l'ho capito, lo guardo e mi dico boh. Noi abbiamo fatto questo con questo... Scusate, sì. Io ci ho scritto qua, articolo 33, comma 1. Al comma 1 sostituire articolo 33, 32, no. Con l'articolo sì, 35. Sì, però, no, non è chiaro. È nell'articolo 33, ma non ci siamo arrivati noi oggi. Vabbè, scusate. Avevano scritto nel testo di fare riferimento all'articolo 32, invece è sbagliato, si deve fare riferimento all'articolo 35. Vabbè. Però non ci siamo arrivati. Quindi articolo 32 incentivi, finito, ci fermiamo qua, Presidente, siamo all'articolo 32. Sì, grazie consigliere Randazzo. Di leggere il verbale. Allora, ti siedi? Scusi, Presidente. Sì. Devo dare una comunicazione, la do subito, perché sennò poi un attimino che mi prendo l'email. Posso descrivere?
cambiare? No. Perché? Per ora no. È una risposta che danno i comitati civici, in cui chiedono, hanno visto il nostro verbale e visionato la registrazione della nostra riunione, dove si parla che è arrivato l'email da parte di loro che ringraziano che la commissione ha prontamente accolto e letto le mail e vorrebbero essere invitati eventualmente alla riunione, se si farà, con il vice sindaco e l'assessore Pianpiano come uditori. Ma non ho capito se è quelle di via Titone. Esatto, sai, come dicevi, quello che hanno mandato in via Titone, hanno letto il verbale, ha visto la videoregistrazione, quando voi dite che sarebbe opportuno convocare il comandante, sì, dei capito. L'assessore Pianpiano e il vice sindaco. Allora, do lettura del verbale, Presidente. Sì, Giovanni, grazie. Scusa, io parlavo da solo, avevo il microfono staccato. Ti chiedevo se poi mi puoi girare questa mail. Che hai... Certo. Credo che l'abbia fatta. Adesso direi una subitata. Allora, poi lo racconto. A memoria che l'abbia fatta, ma comunque la rifaccio eventualmente. Ho dimenticato qualche cosa. Ok, va bene, andiamo a lettura del verbale. E allora, verbale numero 100 del 5 giugno 2020. L'anno 2020, il giorno 5 del mese di giugno, giusta convocazione del signor Presidente, vado avanti, il luogo della riunione è convenzionalmente la sedizione della Commissione, alle ore 9.41, prima convocazione, il Presidente Giovanni Zerilla, assistito dal Segretario Giovanni Chiaramonte, dispone di chiamare l'appello. Risultano presenti in modalità telematica i consiglieri Roberta Cancilla, Giovanni Zerilli e Antonino Randazzo, presenti 3 su 5. Essendo stato aggiunto il numero legale, il Presidente Zerilli dichiara aperta la seduta. Tutti i partecipanti esprimono il consenso alla videoregistrazione e pubblicazione della seduta. Il Presidente lamenta che, nonostante abbia più volte invitato il Presidente della Terza Commissione a concordare delle riunioni congiunte per l'esame della delibera sul regolamento rifiuti, non avendo avuto sino ad oggi notizie, in virtù dell'incarico avuto dalla capigruppo di coordinare l'esame e le proposte di emendamenti dell'atto, ritiene opportuno di procedere alla definizione degli emendamenti per consentire l'approvazione entro il mese di giugno da parte del Consiglio Comunale, così come stabilito in riunione dei capigruppo. Si concorda con il Presidente di continuare la lettura del regolamento per arrivare ai tempi stabiliti all'approvazione dell'atto. La consigliera Cancilla invita nella prosecuzione dell'esame. Alle ore 9.58 si collega la consigliera Caterina Orlando. Alle ore 10.01 si collega il consigliere Carlo Pizza. La commissione decide di riprendere lettura ed esame degli emendamenti proposti dalla commissione competente e uffici proponenti del regolamento. Il consigliere Randazzo riprende la lettura del regolamento 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 e 32. Gli emendamenti che vengono commentati da tutti i consiglieri. Il segretario della lettura delle mail dei comitati civici aventi per oggetto Mercatino di via Titone. Il Presidente invita il segretario a leggere il verbale che è posto in votazione. Allora, poniamo in votazione il verbale. Randazzo, Orlando, favorevole. Di Pisa, favorevole. Cancilla, favorevole. Il verbale viene approvato all'unanimità. Ci riaggiorniamo. Ci riaggiorniamo. A lunedì. Ma scusatemi, Gianluca. Sì. Allora, a questo punto, perché io a questo punto non ho ben capito come sto procedendo, visto che siamo.